Buongiorno pilota o buonasera pilota, a seconda di quando vedi questo video. Benvenuto in un nuovo tutorial Lorair. Io non sono bravo come Memo Strike a fare i video tutorial, però come sai io utilizzo questi momenti, questi video, anche per una sorta di promemoria mio, per come li capisco io. Quindi io faccio queste cose, se funzionano per me penso che possa funzionare anche per te. Di cosa parliamo oggi? Beh, dell'AIM-9X, un missile a corto raggio antiaereo a ricerca infrarossa. Che cosa vedremo in questo video? Vedremo le varie visualizzazioni con le quali noi vediamo sull'HUD il lancio del SADWINDER, che ci dice esattamente quando lanciarlo, come lanciarlo e un po' di informazioni importanti. Vedremo due modi per il lancio, ma come sempre tutto questo lo vediamo dopo la sigla. Ed eccoci qua piloti a bordo dell'F-18 Hornet per vedere appunto come funzionano i nostri Sidewinder. Prima cosa da fare, andare su Adjust Control e vedere quali sono i tasti che noi dobbiamo andare a settare correttamente. Primo tasto è il tasto Select Sidewinder, che io ho appunto in questo pollice qua, perfetto, quindi Select Sidewinder in avanti. Poi altro tasto da settare è sicuramente il Cage on Cage Button, che io ho sempre al pollice dello stick. Terzo tasto, il tasto Undesignate, che sarebbe anche lo stesso tasto del Nose Wheel Steering Switch. E infine si può mettere anche questo tasto qua, che è il Central Control Switch Forward, questo qua, quello che io ho di nuovo sul pollice. Bene ragazzi, dopo aver settato tutti i tasti andiamo sul pannello di sinistra, andiamo a attivare l'SA, sensor, friend all, ok, il radar lo settiamo su 40 e andiamo incontro al nostro bellissimo MIG. Andiamo a selezionare arm qua e a spingere il tasto in avanti per quanto riguarda la selezione del nostro Sidewinder. Vedete che abbiamo la possibilità di scegliere quale pilone utilizzare spingendo sempre in avanti. Ritorniamo nel pannello SA e cominciamoci a preparare la battaglia. Allora il MIG l'abbiamo di fronte, quindi saliamo un pochino, cerchiamo di mantenere la velocità. Eccolo, vedete sul radar che si trova a un pochino più di 30 miglia, perché sono 10, 20, 30, quindi ce l'abbiamo quasi di prua. Allora, il tasto, avete visto, è il tasto Cage on Cage, quello del pollice. Quando arriverà su 10 miglia cominceremo a selezionarlo. Sentite anche questo gracchio, questo crrr. Allora, quando noi avremo selezionato il bersaglio sentiremo un fischio, e quando l'avremo inquadrato sentiremo un altro fischio ancora. Cerchiamo un attimo di sentire. Eccolo laggiù. Allora andiamo a selezionarlo. Eccolo qua, Cage on Cage, fuoco. Ok, di nuovo. Preso, colpito alla prima. Questo è il nostro primo metodo, per colpire ovviamente i nostri bersagli. Adesso vedremo il metodo con il radar. Questa volta, ecco, appena arriva un altro MIG, ce l'abbiamo di fronte, è stato un caso, lo vediamo lì. In questo caso spingiamo il tasto del nose wheel steering, tanto per capirsi, e andiamo a lo vediamo lì. Vedete che lo segna per VR con il rosso, si trova a 22 miglia, si trova proprio dritto di prua. Faccio un attimo pausa. Noi abbiamo un po' di dati in questo momento. Abbiamo che è attivo il radar, la velocità relativa, la distanza dal nostro bersaglio, che sono 20.009, il fatto che il simbolino è un quadrato disposto diciamo a rombo, che mi fa capire che è un nemico. Poi abbiamo dove si sta muovendo il nostro bersaglio, quindi sta andando leggermente verso sinistra. Questa è l'area di selezione del nostro, diciamo così, il range in cui lui prende il nostro missile
sta guardando. E poi abbiamo questo simbolino qua, questo segnetto qui. Questo segnetto sta a indicare quando siamo pronti, quando saremo pronti a far fuoco. Praticamente questo qua dovrà essere all'interno di questi due quadratini qui. Quando questo simbolino si trova qui all'interno, possiamo fare fuoco tranquillamente, che dovremo prendere il bersaglio. Questo pallino invece sta a indicare dove il gimbal sta guardando. Quindi all'interno di questo quadrato si trova il nostro aereo, il nostro bersaglio, e quindi adesso noi andiamo a vedere se riusciamo a colpirlo alla prima. Ok, teniamolo sempre qui dentro, mi raccomando. Bene, noi ci abbiamo ancora inquadrato, vedete, siamo a 15 miglia. Se spari qua è possibile sparare, però non è consigliabile, perché lui potrebbe fare comunque manovre evasive che gli permetterebbero di eludere il colpo. Ecco, è entrato dentro nella zona, adesso è il momento di sparare assolutamente. Spariamo ora, vediamo se il primo va subito a segno oppure no. Speriamo di sì. Sembrerebbe invece di no. Per sicurezza ne sparo un altro, diciamo proprio adesso. Ecco, adesso dovrebbe averlo agganciato. 2 miglia, per sicurezza ne sparo un altro. Ecco qua, così lo dovrei aver beccato assolutamente. Infatti è così. Bene, il terzo metodo è quello con l'HMD. Allora, accendiamo l'HMD, andiamo verso il MIG. Tutto ciò che entra all'interno di queste 10 miglia dovrebbe essere locato automaticamente. Ecco, io ce l'ho davanti. Un po' se riusciamo a locarlo in maniera automatica. Eccolo lì. Eccolo lì, eccolo qua che l'ha preso, e sparo. Vedete che lo prende da solo, lo vede e automaticamente tutto ciò che c'è più vicino lo prende. Altro missile per sicurezza. Ecco, adesso l'ha preso di sicuro. Bah, ne sparo un altro per sicurezza ancora, va. Eccolo qua, colpito. Boom. Benissimo, bene, rientriamo quindi in studio per i saluti. Bene, anche per oggi è tutto, spero che il video ti sia piaciuto. Se è così, allora lascia un mi piace. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Ti ricordo che puoi supportare questo canale anche attraverso i tuoi acquisti Amazon. Direttamente qui in descrizione troverai il link dal quale partire per comprare quello che vuoi allo stesso prezzo che lo compreresti normalmente, però una piccola parte arriva anche a me. Cosa importante, nel prossimo El Caffè andremo a fare un annuncio importante, che sarà la reunion, te lo dico già adesso, quindi mi raccomando, stay tuned, come si dice in gergo youtubesco, e mi raccomando, ci vediamo alla prossima puntata. Happy Landings by E-Lire.